Il dossier sui 216 incendi che hanno devastato circa 6.000 ettari di territorio abruzzese arriverà presto sul tavolo del ministro dell'Ambiente Galletti. Il presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso lo ha comunicato ieri pomeriggio al direttore del Parco Nazionale della Maiella, Oremo Di Nino, e a circa 40 sindaci e assessori dei comuni maggiormente interessati dagli incendi nella riunione convocata in Regione Abruzzo a Pescara per fare il punto della situazione dopo l'estate di emergenza. I sindaci hanno evidenziato le difficoltà insorte durante e a seguito dei roghi, sia di carattere materiale che di natura amministrativa. È stato posto anche il tema del rimboschimento, che secondo gli esperti presenta esiti diversi a seconda delle zone. D'Alfonso ha indicato nella quantificazione dei danni e successivamente in un progetto ecosostenibile per rafforzare il territorio boschivo la roadmap con cui uscire dall'emergenza. Contro il rimboschimento, però, contemporaneamente sotto la sede della Regione Abruzzo in Viale Bovio a Pescara hanno manifestato cittadini e rappresentanti di forze politiche ambientaliste nel sit-in. Si è chiesto di nuovo a gran voce che sia fatta prevenzione in maniera adeguata e che si evitino speculazioni sulle ceneri delle aree verdi regionali. Piuttosto che altri soldi sprecati in rimboschimenti, quando poi la natura in realtà sa fare benissimo il suo corso e l'ha dimostrato ampiamente, noi preferiamo che i nostri soldi pubblici vengano spesi in prevenzione e gestione dell'emergenza incendi nel caso in cui dovesse essercene una l'estate prossima.